di risoluzione delle query, le analisi elementari quindi sono molto contenute, così come nelle analisi delle distanze. Mentre quando si effettuano join su diversi set di dati, i tempi di esecuzione aumentano in modo significativo. Conclusioni, le conclusioni sono soprattutto sulle aspetti di disabilità. La documentazione era molto frammentata, quindi non è facile all'inizio capire come funzionava il tutto. Il linguaggio utilizzato per le queries non è standard, non si usa l'SQL ed è complesso sia a livello pratico che a livello teorico. Controllare l'esattezza dei risultati inoltre non è banale, perché appunto come si fa a controllare se il risultato è giusto con questi oggetti che si continuano a spostare. Questo implica diverse difficoltà causate da limiti di esecuzione nei casi in cui questi dati sono elevati e nel formulare interrogazioni complesse. Tuttavia, replicare queste funzionalità su un lineamento spaziale normale, tradizionale, è sicuramente molto oneroso. Sarebbe molto interessante fare un confronto con altri sistemi che gestiscono questi dati e formulare magari query ancora più complesse. Ci sono domande da parte della commissione? Va bene, grazie. Posso accomodarsi? Allora, sentiamo adesso Andrea Conservo.